italiana con oltre 2.000 imprese con un fatturato di 50 miliardi di euro, il 50% di questo tra l'altro viene esportato, per cui un settore molto internazionalizzato. Il settore auto è inutile nasconderlo, è in ginocchio già da qualche tempo, già nel 2018-2019 c'erano i primi segnali di crisi che ovviamente poi si sono acuiti nel corso del 2020 a causa della pandemia. Giusto per darvi qualche indicatore, nel primo semestre del 2020 la produzione industriale nell'automotive è scesa del 40%, con cali significativi anche chiaramente a livello di produzione di autoveicoli e di componenti e parti. Per darvi un'idea, quest'anno rispetto all'anno precedente abbiamo prodotto in Italia circa 250.000 autoveicoli, per cui un numero purtroppo irrisorio rispetto chiaramente agli anni precedenti. Chiaramente questo causato ovviamente dalla chiusura di alcuni impianti produttivi durante il lockdown, ma anche da un calo della domanda che in questi mesi chiaramente è diventato molto molto forte. Anche il mercato ovviamente è in picchiata su tutti i comparti, autovetture, commerciali leggeri, autocarri. Diciamo che nei primi 7 mesi dell'anno il mercato ha registrato un meno 40% a livello complessivo rispetto al pari periodo del 2019. E qualche piccolo segnale positivo già nel mese di agosto, e sicuramente molto bene gli incentivi che sono stati adottati in queste settimane dal governo per le autovetture. Ci auguriamo, e su questo lavoreremo anche in fase di conversione, che ci siano anche delle misure di incentivazione per i veicoli commerciali leggeri, che è un altro settore che è chiaramente in sofferenza, ha perso più o meno il 30% dei volumi nei primi 7 mesi dell'anno. Allora, finito questo breve bollettino di guerra, passerei invece alla seconda parte dell'intervento che, come dicevo prima, è più incentrato su quelle che sono le nostre proposte a livello strategico per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi del Recovery Plan per il settore dell'auto. Innanzitutto, premessa d'obbligo è che la transizione verso, diciamo, i veicoli connessi, puliti e autonomi, sicuramente richiede fortissimi investimenti, e il Recovery Fund è forse l'occasione unica che abbiamo anche in Italia per attuare un vero e proprio approccio strategico in grado appunto di aiutare le aziende della filiera per sostenere questi importanti investimenti per affrontare le sfide del futuro che, ripeto, riguarderanno nuove tecnologie e nuovi paradigmi che si sono già chiaramente visti in questi anni, ma che avranno uno sviluppo futuro sicuramente ancora più importante. Parlo per esempio della mobilità elettrica, della guida autonoma, delle auto connesse, dell'idrogeno e quant'altro. Noi abbiamo individuato quattro linee prioritarie, quattro, diciamo, pilastri all'interno del quale attuare una serie di proposte appunto operative per l'utilizzo dei fondi del Recovery Plan per progetti appunto orientati al settore. Primo pilastro, ricerca e sviluppo. Secondo pilastro sono dei progetti legati alla smart e alla sharing mobility. Terzo ambito, interventi sul capitale umano. E il quarto punto riguarda invece gli interventi finanziari a sostegno per le aziende. Allora, adesso vi molto velocemente all'interno di questi quattro pilastri cercherò di identificare due o tre proposte operative che appunto vorrei condividere con voi. Sicuramente per quanto riguarda la ricerca e sviluppo è fondamentale stanziare risorse per permettere alle nostre aziende di partecipare ai progetti IPCEI, che riguardano chiaramente il settore dell'auto. Ricordo il progetto IPCEI sulle batterie, sulle veicoli connessi e puliti, e il progetto IPCEI sull'idrogeno. Abbiamo visto chiaramente con favore il fatto che il governo nell'ultimo disegno di legge ha previsto 950 milioni di fondi per questi progetti. Non sono sufficienti, soprattutto se confrontati alla magnitudo anche di investimenti che Francia e Germania hanno intenzione di mettere su questi progetti, però è sicuramente un passo importante e speriamo appunto che si continui su questa linea. Il secondo punto che riguarda la ricerca e sviluppo è sicuramente la necessità di rafforzare il credito d'imposta
per la ricerca e sviluppo, aumentando sia l'intensità delle agevolazioni per le aziende, ma anche intervenendo sui massimali annui per ogni impresa. Un altro tema fondamentale è lo sviluppo, la sperimentazione anche e la validazione di soluzioni innovative per quanto riguarda l'uso di fonti energetiche rinnovabili, per esempio l'idrogeno verde, anche nelle infrastrutture chiaramente che riguardano la mobilità sostenibile. Idrogeno verde che pensiamo che nei prossimi anni avrà un buon sviluppo anche nel settore della mobilità, ovviamente in maniera prioritaria all'inizio per quanto riguarda i veicoli industriali e autobus e poi in futuro anche su altre forme di veicoli. Tra l'altro sull'idrogeno si è mossa la Germania con 9 miliardi di investimento, la Francia con 7 e l'Italia sappiamo che vorrà fare la sua parte, noi stiamo lavorando appunto affinché venga anche definito un piano strategico su questa tecnologia per i prossimi anni per far sì che anche l'Italia possa giocare un ruolo non da follower ma da leader anche nello sviluppo di questa tecnologia che stimiamo che in Italia possa provocare anche nei prossimi anni decine e decine di migliaia di posti di lavoro in più, appunto appannaggio di giovani ricercatori, laureati e tecnici. Un altro tema importante sulla ricerca e sviluppo è la necessità di identificare degli hub nazionali sperimentali in cui sviluppare delle piattaforme tecnologiche dove testare tante tecnologie in condizioni reali. Per esempio, stiamo portando avanti un progetto in questo senso che si chiama Borgo 4.0 in Campania, con l'idea di concentrare in questo paese tutta una serie di test sulla mobilità elettrica, sulla guida autonoma, sulle infrastrutture 5G, sulla guida connessa, per cui identificare dei progetti pilota in grado di testare appunto diverse tecnologie che possono poi diventare essere anche prodromiche agli investimenti comunque sul territorio e anche attrarre aziende dall'estero o da altre parti d'Italia. Un ultimo aspetto sulla ricerca e sviluppo fondamentale è quella di mettere veramente al centro dell'agenda politica anche la necessità di continuare a sostenere il settore del car design, che in Italia è una delle eccellenze che abbiamo riconosciuto in tutto il mondo, ed è appunto importante e necessario continuare chiaramente a credere su questo settore. Per quanto riguarda invece smart e sharing mobility, due o tre punti. Il primo sicuramente la necessità di lavorare per implementare la diffusione di infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, sia a livello pubblico con sempre più colonnine anche ad alte velocità di ricarica, ma anche sul residenziale perché da studi recenti il 90% dei clienti che acquistano un'auto elettrica ha la necessità di ricaricare la casa, per cui è necessario lavorare anche per snellire tutta una serie di aspetti burocratici che oggi rendono complicato e difficile anche installare wallbox nei condomini piuttosto che nei cortili o nei garage delle abitazioni. Lavorare poi su due o tre domini tecnologici fondamentali a livello IT che hanno un impatto forte sul settore dell'auto, per cui l'Internet of Things, l'analisi del big data, la tecnologia di servizi e quant'altro. Terzo, diciamo, ambito di intervento riguarda il capitale umano e qui ci sono fondamentalmente tre aspetti che vorrei sottolineare. L'importanza di mettere dei fondi significativi per il reskilling delle competenze umane oggi presenti in azienda che dovranno nei prossimi anni affacciarsi e lavorare su nuovi modelli anche di lavoro in fabbrica, nuove tecnologie. Per cui, per esempio, lavorare su componenti elettrici ed elettronici di un'auto, appunto BEV, piuttosto che sulla guida autonoma, per cui è necessario veramente rivedere anche il mix delle competenze del personale che oggi abbiamo impiegato nelle nostre aziende e aiutarli, appunto, a crescere, a diversificare le competenze per essere ovviamente più compliant rispetto a quelle che sono le esigenze del futuro. Nello stesso tempo è necessario partire, e voglio dire, molti atenei lo stanno facendo anche in collaborazione con noi, anche per creare delle competenze ex novo su quelle che sono appunto le nuove professioni del futuro, per cui operare in quello che si chiama upskilling delle competenze. Sempre sulla parte competenze, riteniamo che sia fondamentale favorire e diffondere anche maggiormente i corsi di dottorato industriale.
su quelli che appunto sono i nuovi paradigmi della mobilità, e far sì che sempre più ricercatori con questo tipo di background vengano inseriti appunto nelle aziende del settore dell'auto. Un ultimo aspetto, un ultimo tema, che è il quarto dell'elenco che ho fatto prima, riguarda quelli che abbiamo, diciamo, chiamato in maniera sintetica interventi finanziari a sostegno delle imprese. Di nuovo due o tre esempi. Il primo è diffondere e lavorare sullo sviluppo ulteriore anche dell'intellectual property, cercando di rafforzare anche il regime fiscale relativo al trattamento delle spese di ricerca e sviluppo e i benefici derivanti dal patent box. Un altro tema secondo noi fondamentale, che riguarda soprattutto la componentistica, è quello di favorire con degli strumenti ad hoc sempre più i processi di consolidamento tra operatori della filiera. Oramai piccolo non è più bello, è necessario avere una scala e una dimensione diversa rispetto al passato per poter competere a livello internazionale appunto sui mercati globali, per cui ad esempio potrebbe essere utile studiare un trattamento fiscale specifico a sostegno di operazioni di fusione e acquisizione appunto tra aziende della filiera. Un paio di ultimi accenni e poi chiudo. Fondamentale secondo noi è anche favorire di nuovo con strumenti ad hoc da definire anche insieme chiaramente ai tecnici dei ministeri, degli strumenti ad hoc per far sì che anche lo shopping tecnologico di aziende italiane all'estero sia incentivato. Noi abbiamo aziende che nonostante il momento difficile hanno liquidità in cassa, hanno competenze anche utili per fare delle acquisizioni all'estero, e bisogna trovare anche il modo per far sì che queste aziende appunto crescano per linee esterne, andando magari a comprare all'esterno delle tecnologie che in Italia non ci sono e che invece potrebbero essere strumentali allo sviluppo della mobilità del futuro. Ultimo tema, che fa un po' da contraltare a quello che ho appena citato, per contro è anche necessario favorire gli investimenti diretti esteri in Italia con degli strumenti negoziali un po' più updated, più nuovi, più innovativi, magari rivedendo anche il sistema dei contratti di sviluppo, perché riteniamo che nei prossimi anni in Italia ci siano dei buchi di filiera che aziende dall'estero potrebbero andare a colmare, a coprire, generando chiaramente poi un volano anche positivo sul territorio, creando appunto nuove competenze, assumendo persone, lavorando con i centri di ricerca pubblici e con le università, per cui anche gli investimenti esteri in questo settore devono essere agevolati, perché nella maggior parte dei casi sono portatori poi di aspetti assolutamente positivi per tutto il settore e in generale per l'economia italiana. Io spero di essere stato nei tempi, nei tempi che mi avete dato. Ripeto, ho tratteggiato velocemente quelli che sono i punti salienti delle nostre proposte. Vi faremo ovviamente arrivare un documento più dettagliato rispetto alla mia esposizione, e ovviamente siamo a disposizione per lavorare per appunto mettere a punto alcune delle proposte che abbiamo in qualche modo enunciato in questi pochi minuti che avevamo a disposizione. Ringrazio il dottor Giorda. Chiedo se c'è qualcuno che vuole intervenire. Abbiamo il tempo per qualche intervento, anche di chi è collegato magari. Ok, ringrazio nuovamente il dottor Giorda per il contributo e sospendiamo 5 minuti la seduta. Grazie. Grazie, buongiorno.
giorno reca, della seduta odierna reca l'audizione informale in videoconferenza di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Do quindi la parola al dottor Daconto, Centro Studi Fondo Sviluppo Confcooperative. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno alla Commissione, onorevoli collegati. Sono Giuseppe Daconto, sì, Centro Studi Confcooperative, parlo ovviamente a nome dell'Alleanza delle Cooperative. Dottor Daconto, mi perdoni veramente se la disturbo e la interrompo. Dovrebbe avvicinarsi un po' più al microfono così magari riusciamo a sentirla meglio, perché la sentiamo un po' tutti male. Istante, sì. Così? Sì. Un po' meglio, si riesce ancora di più, sarebbe il massimo, la ringrazio. Qui con noi, vediamo se riusciamo. Così va meglio? Sì, sì, adesso sì, grazie. Bene, grazie, grazie, grazie a voi, scusate l'inconveniente tecnico. Bene, grazie delle cooperative, gli onorevoli colleghi sanno ovviamente che il coordinamento stabile delle tre centrali storiche della cooperazione italiana, quindi Confcooperative, Legacoop e AGC, sono qui con me i colleghi del servizio legale delle tre centrali, che saranno ovviamente a disposizione per eventuali domande da parte degli onorevoli della Commissione. L'Alleanza delle Cooperative rappresenta quasi la totalità delle cooperative italiane in termini, diciamo, di numeri di economici e occupazionali. Sono circa 38.000 le cooperative associate alle tre centrali, ma dal punto di vista dell'occupato, del fatturato, coprono sostanzialmente quasi la totalità dei numeri della cooperazione italiana. E sui numeri degli occupati, oltre 1.200.000 associati, insomma, alle tre centrali, e sul valore creato di nuova occupazione nel corso degli anni, anche negli anni, diciamo, della crisi che abbiamo vissuto dal 2008, è, come dire, la mission del Movimento Cooperativo Italiano, quella di creare occupazione. Per questo siamo, ovviamente, insomma, con la nostra ragione sociale, siamo molto preoccupati dalla situazione che sta vivendo il Paese, anche degli sforzi occupazionali che questi, questa crisi sta, nuova crisi inesplorata e imprevedibile del 2020, però pensiamo appunto che riattivando il ciclo dell'impresa e dell'occupazione, per una serie di misure che poi abbiamo previsto anche nel documento che invieremo il prima possibile, che era un po' sciorino, per riattivare l'occupazione sarà un po' il tema e le proposte per riattivare l'occupazione sarà un po' il tema dell'utilizzo del recovery fund e anche del ruolo delle cooperative in questo. Le risorse a disposizione di questo piano straordinario, appunto, un'occasione storica, perché stiamo vivendo un momento storico, quello dal punto di vista della crisi, sì, del lockdown, ma anche delle politiche che si stanno generando, un'occasione storica di utilizzo di questi oltre 200 miliardi per l'Italia, non deve essere sprecata, nel senso che bisognerà sì generare crescita e occupazione. Ma per l'Italia ha fatto un po' di stime l'altro giorno, quindi ieri in audizione, quindi c'è un forte impatto anche di caduta economica, ma pensiamo anche che queste risorse devono essere utilizzate, come sembra più o meno si stia orientando, ad aggredire un po' i temi strutturali, le problematiche strutturali del nostro paese. Le conosciamo, ma vorrei puntualizzarle così in premessa, perché sono a cuore anche un po' del movimento cooperativo italiano. La prima è la questione della pubblica amministrazione, cioè come rendere il nostro paese più efficiente, sì, dal punto di vista della macchina complessa, macchina amministrativa, che va alle amministrazioni centrali, agli enti collegati, ma anche agli enti
locali, regionali e locali, quindi come renderla efficiente, ma anche come innalzare la qualità del livello dello Stato, il peso totale del nostro paese, evitando una contrapposizione che spesso vediamo, insomma, o leggiamo nella politica tra appunto lo Stato e il mercato, una certa rigidità quasi a fratturare le due istituzioni economiche e sociali, non pensando invece che ci sono terze vie, quali appunto l'autorganizzazione del privato sociale, quindi il mondo cooperativo, ci sono terze vie che possono invece influire positivamente sia nel rapporto tra Stato e mercato, inteso in senso generale, sia nel produrre e coprogrammare, coprogettare e compensare politiche di sviluppo che mettono assieme il privato e il pubblico nelle sue varie forme, appunto, perché le cooperative, come sapete, sono una forma imprenditoriale non orientata al lucro soggettivo. Altro tema che è un po' richiamato anche dalle raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea per evitare, diciamo, che problemi annosi dell'economia italiana, c'è il tema della produttività, il tema del lavoro che è stata stagnante nell'ultimo ventennio in Italia, che qui peggiora la dinamica della crescita economica del nostro paese. Sulla produttività, anche lì pensiamo di mostrare, a parte le proposte che sono nel documento, pensiamo di dimostrare come le cooperative, quindi anche il coinvolgimento dell'impresa, possono essere. Altri temi li richiamo così in premessa, sono quelli della riforma fiscale. Stiamo vedendo in questi giorni un po' di parte sui contenuti, siamo favorevoli ovviamente a una riforma fiscale che nel senso di semplificazione del fisco, del rapporto tra fisco e contribuente, ma anche di rafforzamento dei criteri di progressività del sistema fiscale, perché poi sono quelli che rendono la struttura tributaria, ma anche dei redditi italiani, più forte per incentivare i consumi e quindi anche investimenti. Occasione storica è anche il tema dell'aggressione del divario territoriale tra il nord e il sud del nostro paese. Queste risorse è importante utilizzarle per estenderle anche con metodologie nuove verso il territorio più debole, quindi anche il mezzogiorno, perché vediamo veramente anche qui forse un ultimo treno, cioè, per veramente cambiare l'ottica del nostro paese, sapendo bene che la crescita del mezzogiorno è una crescita del paese intero, insomma, una questione meridionale, una questione che riguarda l'intero paese. E in ultimo, così in premessa, c'è anche il tema di come riorganizzare, ristrutturare, potenziare il sistema di welfare nel nostro paese. Si è visto durante la crisi come il nostro sistema sociosanitario, non parlo solo di sanità in stretto senso, ma anche tutta la rete di assistenza sociosanitaria che ruota attorno, diciamo, alle problematiche sanitarie, è andato un po' in tensione, diciamo, ma è andato in tensione e sicuramente è stato un po' paradigmatico per tutti noi conoscere, diciamo, questa filiera della salute, del welfare, in un'ottica, diciamo, diversa rispetto al passato. Su queste, diciamo, caratteristiche nuove speriamo che il recovery fund, essenzialmente la medicina e l'assistenza territoriale, sono cioè chiavi di lettura nuove di investimento nel welfare, su questi punti occorre, diciamo, puntare nel prossimo futuro, perché poi alla fine queste risorse sì, arriveranno in parte quest'anno, anticipato, ma soprattutto l'anno prossimo, ma dobbiamo, come dire, orientarci verso una strategia di spesa che guardi al medio e lungo termine. Dicevo in premessa un po' la nostra ragione sociale è creare occupazione e rafforzare le imprese perché creino occupazione, diciamo, fondamentalmente non ci sono molti altri fini, diciamo,
perdonate un po' la semplificazione, per creare occupazione bisogna sicuramente riformare alcuni pezzi e investire su alcuni pezzi del mercato del lavoro e delle regolamentazioni che ci sono. Pensiamo che bisogna ridurre le rigidità sui contratti a termine, perché gran parte dell'occupazione persa in questi mesi appunto a termine, come era presumibile che fosse, però è uno strumento utile soprattutto in alcuni settori per creare occupazione, quindi un po' bisogna svincolarlo da alcune rigidità ultimamente approvate. C'è in discussione la riforma degli ammortizzatori sociali, usati in maniera appunto deroga o in maniera straordinaria in questo periodo. È chiaro che dobbiamo approfittare dell'occasione per sistemare le politiche passive, semplificarle, riportare tutto a sistema, e il dialogo con le parti sociali, l'esperienza caratteristica un po' delle esigenze delle parti sociali deve essere un po' presa in considerazione, insomma, in questo nel periodo. Sicuramente, ecco, abbiamo visto proprio nella storia di questi ultimi mesi dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali che una semplificazione delle procedure è quantomeno necessaria. Sul tema politiche del lavoro, ecco, queste politiche passive, ma sicuramente occorre riorientare un po' le risorse, gli strumenti anche sulle politiche attive del lavoro, e noi pensiamo innanzitutto alle politiche che incentivano l'autoimpresa tra le persone e quindi anche l'autoimprenditorialità cooperativa. Su questo abbiamo diciamo, esperienze consolidate nella storia, ma anche nuove esperienze che vorremmo che fossero prese in considerazione. Tra le consolidate c'è l'esperienza dei molti buyout, conoscerete, insomma, sono le imprese cooperative che nascono da situazioni di crisi aziendale dei lavoratori di stesse aziende. Pensiamo, ovviamente, come un po' logico che possa accadere, che con una sopravvivenza a un terzo forse delle imprese italiane, questo fenomeno nei prossimi anni, nel prossimo biennio, aumenterà questo, insomma, della crescita delle imprese in crisi, con la possibilità dei lavoratori di prenderne in gestione, a rigenerare le attività. E allora, rafforzamento del working buyout, ma guardiamo anche questa, diciamo, richiesta che vediamo ora di favore, di approssimare anche questo tema dell'autoimprenditorialità cooperativa degli ex, diciamo, lavoratori, anche per la successione di impresa, che è un'altra caratteristica o meglio problematica del tessuto imprenditoriale italiano, quindi ricambio generazionale. Ora il working buyout appunto è una forma che riguarda solo sostanzialmente aziende in crisi. Tra le formule innovative di autoimprenditorialità citiamo, ed è uno dei nostri temi di interesse per la ripresa, è questo incentivo alla cooperazione di comunità, cioè nel senso strutturale, parte, diciamo, una legge nazionale che ne preveda un po' le caratteristiche delle imprese comunitarie, strutturare anche politiche di sviluppo, di incentivazione delle stesse. Sono forme di cooperative che stanno nascendo soprattutto, ma non solo, all'interno delle comunità montane, che vedono appunto il protagonismo dei cittadini in maniera entrare in campo in maniera diretta nello sviluppo delle loro comunità tramite la forma cooperativa. Altro tema che si lega bene al filone di transizione energetica, di necessità di aumentare il livello green, della sostenibilità del nostro paese, altro filone di nuova autoimprenditorialità è quello della cooperazione energetica comunitaria. C'è una direttiva sulle cooperative energetiche da dover recepire. Questa forma cooperativa consentirebbe sostanzialmente a cittadini, insomma, di condividere produzione e consumo di energie rinnovabili, e potrebbe sicuramente avere
un impulso nella crescita del livello come transizione energetica, ma anche di sostenibilità ambientale in generale del nostro paese. Per fare questo, sempre a livello imprenditoriale, abbiamo altre due proposte sostanzialmente forti, anche che riguardano il nostro mondo, perché le cooperative, un po' anche in paesi italiani. Dottore D'Acconto, mi perdoni se la interrompo. La invito, se possibile, ad avviarsi a conclusione, sì, perché abbiamo tempi molto stretti. La ringrazio. Niente, ultimi due flash sulla capitalizzazione, sostanzialmente la patrimonializzazione delle imprese. Abbiamo interesse che sia potenziato l'ACE e abbiamo anche una proposta di revisione della disciplina fiscale del ristoro, che è una caratteristica della tipologia dell'impresa cooperativa, quindi revisione fiscale del trattamento del ristoro ai fini della capitalizzazione, della patrimonializzazione delle cooperative. Due aspetti importanti. Concludo con un cenno sulle politiche in favore del welfare, perché ripeto, proprio perché si è stata appunto è nata come emergenza sanitaria, è stata la filiera del welfare, occorre investire nel welfare di prossimità e nella medicina di territorio, mettendo assieme sostanzialmente tutti i soggetti, anche in forma cooperativa, come sta accadendo, i medici, in funzione generale, per assistere al meglio il paziente nella filiera delle cure che possono essere svolte, come ben sapete, anche a caso, l'assistenza medica. In ultimo, una battuta sul ruolo delle banche, nel senso che questa crisi è forte, avremo un'onda anche un po' più, diciamo, lunga di gestione dell'impatto negativo della crisi. C'è preoccupazione, quindi recovery plan, come dire, attenzione anche a questo tema. C'è preoccupazione rispetto al peggioramento della qualità del credito e degli attivi delle banche nel prossimo futuro, e quindi la gestione del credito deteriorato diversamente da quanto fatto nel 2008-2009 dovrebbe un po' assumere un ruolo centrale nelle politiche, così da attutire le problematiche sul versante dell'attivazione della crisi e della riduzione della mortalità. Perfetto. Terminato, vedremo il documento, altre tematiche. Ovviamente volevo un po' focalizzare l'attenzione su queste principali, e ringrazio per l'attenzione. La ringrazio, vi invito nuovamente ad inviare il contributo scritto. Se non ci sono interventi, ringrazio ancora i relatori e dichiaro conclusa il ciclo di audizioni. Grazie. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie. Grazie Presidente.
della seduta odierna reca l'audizione informale in videoconferenza dei rappresentanti di Italia Startup e dell'associazione del Venture Capital VC Hub Italia sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Do quindi la parola al dottor Flavio Tagliabue, segretario generale di Italia Startup. Prego. Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito, però vorrei fare una precisazione onde creare qualche problema. Io sono segretario generale dell'associazione Startup Turismo, quindi sono due associazioni sostanzialmente con cui collaboriamo volentieri, ma sono due associazioni. Ok, va benissimo. Proprio per evitare magari qualche controllo. Qualche problema. Intanto grazie per l'invito. Guardando un attimino la proposta che sono state fatte, posto punto di vista da quello che pensiamo noi nell'ambito sia del travel e del turismo, scusate, del travel e delle startup, prendendo buoni comunque tre asset che secondo noi sono imprescindibili tra le iniziali in tutti i settori, che credo che parte dei soldi che arriveranno dovranno essere investiti su tre asset che diventano fondamentali, che sono la digitalizzazione, e quando parlo di digitalizzazione penso anche a portare connettività anche nei luoghi un pochino più remoti e quindi non concentrare su grosse attività di banda larga. Ecco, stanno arrivando gli altri. Attività di banda larga sempre concentrate nelle grosse città, ma visto che abbiamo avuto questo anche a prova di smart working, che probabilmente sarà applicato anche successivamente a queste fasi di emergenza, una delle problematiche è quella di avere una rete, un'infrastruttura degna di questo paese per poter permettere a aziende di lavorare anche in luoghi un pochino più dispersi. L'Italia è molto grande, abbiamo zone industriali che non sono ancora coperte da una connessione efficace, devono fare ancora punti radio. Quindi uno degli altri sicuramente è investire in digitalizzazione e sull'infrastruttura, quindi sulle strade digitali che portano lavoro anche negli spazi più remoti. La seconda parte credo che sia fondamentale e abbastanza condivisibile è sulla formazione, quindi degli investimenti legati a tutto ciò che è formazione e visione a lungo termine di quello che saranno i prossimi lavori, quindi stiamo parlando di piani che abbiano una visione a lungo termine, quelli che sostanzialmente usufruiranno le prossime generazioni, immagino i nostri figli, per cui una visione un pochino più ampia, e all'interno di questa visione più ampia quello che notiamo normalmente su tutte le attività che facciamo è la mancanza di formazione su quelle che sono le nuove tendenze o sulle nuove competenze sui nuovi lavori che si stanno facendo legati appunto alla digitalizzazione, quindi immagino big data posto che realtà aumentata posto che intelligenza artificiale. Questo però deve partire già dalle scuole. Quando metto dentro formazione credo che andrebbe rivista un attimino anche, o dovrebbero essere stanziati molti più soldi sulla parte formativa di quelli che fa fisicamente l'istruzione ai figli, ai giovani, e quindi devono essere più preparati loro in maniera tale da trasmettere queste competenze che però verranno specializzate durante le fasi di lavoro, ma devono avere già un approccio in ambito formativo a livello di scuola. Altro tema che tocchiamo quotidianamente è quella della sburocratizzazione e di una uniformità a livello nazionale di quelle che sono sostanzialmente le decisioni o appunto un piano di investimento così a lungo termine e così importante. Di non trovarci come già succede oggi con regioni che hanno delle normative differenti da altre regioni. Questo permette di armonizzare sostanzialmente quelli che possono essere gli investimenti e soprattutto creare posti di lavoro nelle varie regioni. Che siano sostanzialmente armonizzati, quindi non avere delle regioni di serie A e delle serie B. Se devo dirla tutta, anche un'attenzione particolare nell'investimento dovrebbe essere dedicata alle donne, liberare posti di lavoro e cercare di permettere un riferimento molto più veloce alle donne,
che per motivi di maternità o problemi che già conosciamo, e quindi fornire strumenti e quindi investimenti che possono essere legati agli asili e la possibilità di accedere a dei contributi per poter rientrare un pochino più. Quindi quello che porto dal mio punto di vista è, se dovessi portare un contributo, di dove andare a investire i soldi che arriveranno, sostanzialmente, come dicevo prima, sono digitalizzazione, è assolutamente importante e credo che sia quello che già il governo so che sta facendo, so già che stanno lavorando su queste cose, ma bisogna velocizzare, svecchiare l'infrastruttura e soprattutto armonizzarla in tutto il territorio. Come dicevo prima, possono avere paesi, località, regioni che hanno delle velocità differenti. Soprattutto la formazione, questo credo che sia un asset importantissimo, perché diventa la formazione permette di avere persone migliori che possono creare posti di lavoro e possono fare impresa. Mancando la parte di istruzione, purtroppo non saremo molto diversi. Per ultimo aggiungo, poi chiudo il mio breve intervento, è quello di riuscire a creare degli investimenti che possano far diventare il paese attrattivo. È attrattivo, quando dico attrattivo, non deve essere solo attrattivo in un ambito molto specifico del turismo, e quindi sappiamo già che comunque il paese è molto attrattivo, ma va un attimino aiutato. Quando parlo di attrazione sempre anche per gli studi, quindi riuscire a coinvolgere più menti che arrivano dall'estero a studiare quello che può essere la nostra cultura, la nostra arte, quindi puntare sulla parte di formazione e di attrazione in ambito formativo all'interno dell'Italia, e attrattivi di investimento, che purtroppo soffriamo ancora molto, quello che è investimento locale da investitori italiani. Questo è il mio breve contributo che posso dare. Ringrazio il dottor Tagliabue. Continuiamo, do la parola. Ci sono un po' di... Vuciab, mi sentite? Sentiamo. Perfetto, allora do la parola al dottor Fausto Boni, presidente Vuciab Italia, al dottor Francesco Cerruti, direttore generale. Prego. La prendo io, che sono Francesco Cerruti, accompagnato, come diceva lei, presidente, dal presidente Fausto Boni. Vi parlo in qualità di direttore generale di Vuciab Italia, che come forse saprete è un'associazione nata nella prima metà del 2019 da un'intuizione di 6 tra i principali founder di fondi privati di venture capital operanti in Italia, e che nel giro di poco più di un anno è stata in grado di raccogliere tra i propri soci soggetti che rappresentano circa il 90% del mercato italiano del VC. Il percorso della nostra associazione è in qualche modo un esempio concreto della necessità di fare squadra e di lavorare come sistema per rendere l'innovazione sempre più centrale nello sviluppo dell'economia del paese. Infatti l'associazione ha ritenuto utile allargare la propria base associativa anche a una serie di startups e o PMI innovative che avessero già raccolto 500.000 euro in fondi. L'ambizioso obiettivo, già raggiunto in pochi mesi, è quello di porci sempre più come un soggetto centrale nel sostegno e nel supporto orizzontale all'innovazione in Italia, facendoci forti proprio del fatto che più categorie che operano nello stesso settore sono rappresentate. Ringraziandovi ancora per l'invito e la tribuna, sposterei ora l'attenzione sul Recovery Fund. Evidentemente non possiamo non accodarci a tutti quelli che lo hanno definito come un'occasione unica, come una possibilità per il nostro paese di rafforzarsi nei principali punti di forza, di recuperare lo svantaggio accumulato in quei settori nei quali la situazione non è particolarmente rosea, e evidentemente di modernizzarsi, di diventare più verde e più digitale. Il settore dell'innovazione in generale e il venture capital in particolare è, e cito testualmente il vicepresidente della BEI, Dario Scannapieco, in audizione alla Camera all'inizio di questo mese, e facendo riferimento all'Italia, lo ha definito rachitico e in netto ritardo rispetto agli altri paesi europei. Per darvi un'idea del numerico, gli investimenti in imprese innovative in Italia nel 2019 sono stati di 700 milioni di euro, a fronte dei quasi 6 miliardi investiti in Germania, dei 4,7 miliardi investiti in Francia e del 1,3 miliardi
investiti in Spagna. Se poi si prendono a riferimento non i dati aggregati, che evidentemente compongono, comprendono startup grandi e piccole, realtà in crescita e realtà che a malapena sopravvivono, ci si focalizza su quelle di maggiori dimensioni, purtroppo il nostro paese ne esce ancora peggio. Mentre i nostri vicini contano diverse startups che nel solo 2019 hanno ricevuto finanziamenti per oltre 100 milioni, in Italia questa categoria risulta praticamente inesistente. Le ragioni sono varie, tra le quali la sottocapitalizzazione degli operatori di venture e la tendenza a distribuire i fondi di matrice pubblica in qualche modo a pioggia, quindi con un forte effetto dispersivo che finisce per destinare tante aziende, tanti denari a microaziende, quanti a realtà con forte potenziale, impedendone o comunque non agevolandone la crescita. Non per mettere il dito nella piaga, ma per dare ancora meglio idea delle proporzioni del problema, facciamo anche notare che su un totale di 436 borse elargite dallo European Research Fund, dallo European Research Center, scusatemi, solo 20 verranno spese in Italia, che si piazza così al decimo posto, nonostante ben 53 borse siano andate a ricercatori italiani, secondi per nazionalità, che di conseguenza nella stragrande maggior parte dei casi sono quindi stati costretti ad emigrare. Per chiudere la carrellata di cattive notizie, il recentissimo Global Attractiveness Index, predisposto da The European House Ambrosetti, pone l'Italia al 18° posto fra le nazioni maggiormente innovative, in calo rispetto peraltro allo scorso anno. Bene, tutto questo nonostante sia ormai assodato lo stretto rapporto esistente tra la crescita del PIL di un paese e le performance delle imprese innovative. E nonostante, come anche dimostrato da uno studio che abbiamo condotto assieme ad EY nel mese di luglio, le imprese innovative siano quelle che sono state meglio di altre in grado di rispondere alla crisi Covid-19, in molti casi trasformandosi da accessori a indispensabili, sia per i consumatori che per i fornitori. L'innovazione è, per sua stessa natura, un ambito nel quale si contribuisce efficacemente alla transizione digitale del paese, rafforzandone il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale. Per questi motivi, a nostro modo di vedere, è assolutamente necessario mettere a frutto davvero il recovery fund, incanalandolo verso quei settori che hanno maggiori margini di crescita da una parte e che riescano davvero a modernizzare il paese dall'altra. Credo inoltre che questo sia quello che da noi si aspettino anche i nostri partner europei. Passando alle proposte, cercherò di essere breve ma allo stesso tempo molto concreto. Noi proponiamo che vengano destinati in varie forme al sistema innovazione e venture il 10% delle risorse del recovery fund. Nello specifico proponiamo, primo, come detto peraltro poco fa anche da Flavio Tagliabue, il lancio di una serie di misure concrete che possano rendere il nostro paese attrattivo per i giovani talenti, non tanto per scongiurare le cosiddette fughe dei cervelli che in un mondo globalizzato sono inevitabili, ma che possano mettere il nostro paese nella condizione di attirare milioni di talento che, specie in un mondo in smart working, lavorerebbero molto volentieri dall'Italia. Concretamente questo significa rafforzare gli istituti di tech transfer e in generale le connessioni tra università, centri di ricerca e settore privato, anche, come hanno fatto altri paesi in Europa e non solo, attraverso agevolazioni fiscali ad hoc per chi investe, diffonde conoscenza e spende nel nostro paese. Una ulteriore proposta concreta in questo senso è l'istituzione di una serie di borse per lo sviluppo della carriera professionale di giovani ricercatori che cerchino l'indipendenza professionale per l'appunto e che abbiano l'ambizione di istituire un proprio gruppo di lavoro in Italia. Secondo tema di proposta è evidentemente la promozione di una serie di fondi gestiti dal settore privato in cui le risorse del Recovery Fund vengano allocate con criteri meritocratici ad operatori disponibili ad aumentare l'investimento con denari propri. Tali risorse dovrebbero poter affluire a valle ai migliori operatori del settore venture e con vincolo evidentemente di destinazione sul mercato delle start-up e delle scale-up italiane. Troviamo inoltre potenzialmente utile che alcuni di questi fondi possano essere prevalentemente concentrati sui settori chiave identificati dal piano di ristrutturazione e resilienza, tra i quali il digitale, life science, industria 4.0, deep tech e food tech. Riteniamo che se tale misura potesse venire adeguatamente dimensionata e fosse di respiro pluriennale,
questa sarebbe destinata ad avere un effetto enorme su tutto l'ecosistema, un effetto a cascata su tutto l'ecosistema. Terzo tema di proposte è la previsione di un credito di imposta per le spese di ricerca e sviluppo, molto più aggressivo di quello attuale, e che conceda agevolazioni aggiuntive per quelle imprese innovative, che sono tante, che collaborano con strutture pubbliche, quali università, ospedali e centri di ricerca. In aggiunta a quanto detto, che riguarda evidentemente in maniera diretta il settore che rappresentiamo, auspichiamo che parti consistenti delle risorse del Recovery Fund vengano utilizzate nell'istruzione e nella semplificazione dell'apparato statale, della macchina dello Stato. A questo proposito, ci dispiace purtroppo notare come i lunghi tempi di implementazione delle misure emergenziali, tra l'altro alcune delle quali da noi proposte e in grande parte recepite dal Governo, siano a nostro avviso un esempio evidente dei problemi dell'Italia. Purtroppo, infatti, siamo l'unico paese europeo che non è ancora riuscito a far aggiungere nemmeno un euro alle start-up e OPM innovative, nonostante le decisioni prese in merito siano state appunto prese ormai parecchi mesi fa. Io ringrazio molto per l'invito e l'attenzione. Naturalmente ci promuoveremo di inviare agli uffici della Commissione la memoria dell'intervento corredata del dettaglio delle proposte a cui ho fatto riferimento, e ci mettiamo assieme al Presidente a disposizione più che volentieri per eventuali domande. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie anche da parte mia. Grazie a voi. C'è iscritto a parlare l'onorevole Carabetta. Do la parola a lui. Prego. Grazie Presidente, mi scuso, sono in treno, quindi spero che regga il collegamento, ma più che altro un ringraziamento ai rappresentanti delle associazioni e per il fatto che effettivamente il Recovery Fund, il Recovery Plan dovranno avere una matrice molto importante sull'innovazione tecnologica. Io aggiungo solo una questione, che i gap di investimenti che sono stati citati come dati 2019, è auspicabile che questo trend, che purtroppo va avanti da molti anni, si inverta proprio a partire dal 2020, facendo conto del fatto che molti deal sono stati bloccati proprio dalla pandemia, però noi sappiamo che dal 2020 parte l'operatività del Fondo Nazionale di Innovazione, prossimamente partirà l'operatività del Fondo Enea Tech, che è quello che interviene sul trasferimento tecnologico in particolare, che è stato citato come problemi. Come Parlamento io mi aggiungo a quello che è stato detto, al di là del recepimento delle più che altro del fatto che il governo faccia i relativi decreti attuativi. In Parlamento noi avremo una legge di bilancio, sarà importante rendere strutturali delle misure che hanno funzionato, e sono d'accordo con l'intervento sui miglioramenti, ad esempio sul credito d'imposta, quindi credo che il Parlamento debba avere un ruolo centrale in questo senso e intervenire da qui in avanti, quindi con vari decreti o con la legge di bilancio, per rendere strutturale e migliorare queste misure. Detto questo, chiudo. La cosa più importante è continuare a mantenere questo rapporto, quindi ringrazio davvero le associazioni, noi siamo totalmente disponibili come sempre al confronto e a prendere le proposte che poi sono anche realizzabili e tradurle. Fortunatamente abbiamo più disponibilità economica, cerchiamo tutti assieme di ottenere questi risultati. Quindi grazie, grazie Presidente. Grazie onorevole Carabetta. Se non ci sono ulteriori interventi, dichiaro chiusa il ciclo di audizioni e ringrazio i relatori ospiti. Grazie. Grazie. Buongiorno.
seduta. L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale in videoconferenza di rappresentanti di Enea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Do quindi la parola all'ingegner Giorgio Graditi. Grazie. Ciao a tutti, grazie per l'invito. L'Enea, posto sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso i suoi due dipartimenti, tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, da me rappresentato, e sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, rappresentato dal dottor Morabito, ha fornito un contributo tecnico per la finalizzazione delle schede progettuali relative al tema del Recovery and Resilience Facility e che saranno sottoposte poi dal governo italiano alla Commissione europea, previa ovviamente analisi del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei. Le macro aree di intervento di rilevanza strategica individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, per le quali sono state presentate proposte progettuali, riguardano la trasformazione digitale e l'innovazione, la transizione verde e l'attrattività e il rafforzamento del sistema produttivo. La transizione verso un'economia sostenibile richiederà trasformazioni fondamentali nella tecnologia, nell'industria, negli affari, nella finanza, in definitiva sicuramente nella società nel suo complesso. Pertanto non sarà possibile raggiungere questi obiettivi con interventi esclusivamente di natura tecnologica, ma occorre sviluppare e implementare azioni e misure di tipo sistemico basate su un approccio integrato per la transizione socialmente equa ed economicamente sostenibile verso un'economia circolare a bassa emissione di carbonio resiliente ai cambiamenti climatici. In questo contesto, Enea ha elaborato e sviluppato alcune proposte progettuali e nella fattispecie con riferimento all'area di intervento transizione digitale e innovazione ha presentato una proposta progettuale per la realizzazione di un centro di competenza, un high performance computing, quindi un HPC, un supercalcolo, per la simulazione avanzata in big data nel settore energia, finalizzato ad accelerare la transizione verso un'economia green e digitale. Infatti, la crescente potenza dei supercomputer HPC consente di accelerare la transizione energetica, ma come ben sappiamo richiede allo stesso tempo lo sviluppo di una nuova generazione di applicazioni numeriche che siano in grado di sfruttare l'alto grado di parallelismo e gestire anche grandi quantità di dati. Le tecnologie HPC permettono la simulazione realistica di fenomeni naturali, l'analisi accurata di grandi moli di dati e l'ottimizzazione dei processi anche industriali, quindi produttivi. Pertanto un'opportuna combinazione e integrazione di questi fattori consentirebbe la riduzione dei consumi energetici, la diminuzione delle emissioni a effetto serra, favorirebbe la competitività sia della ricerca che del settore industriale. Per quanto invece attiene alla specializzazione intelligente del paese, al Made in Italy, è stata predisposta una proposta progettuale che intende accrescere la resilienza delle aziende italiane e la capacità di queste ad adattarsi ad un mutamento dello scenario socio-economico attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, tipicamente sistemi auto-adattivi e predittivi, che hanno un impatto estremamente positivo ed efficiente nella conduzione e nell'organizzazione del business aziendale. L'obiettivo generale del progetto è la specializzazione intelligente delle aziende del Made in Italy, che rappresentano un'eccellenza sicuramente del nostro paese, attraverso interventi di ricerca e sviluppo che comportino un trasferimento tecnologico dei risultati e delle conoscenze in ambito di intelligenza artificiale e che consentono di supportare e innovare i processi produttivi delle aziende, dal design dei prodotti alla loro collocazione sul mercato, alla loro distribuzione di punti di contatto con il cliente. Per quanto invece attiene all'area di intervento transizione green, che ovviamente un'area molto articolata e complessa, sono state sviluppate delle proposte afferenti a diverse tematiche. Una proposta progettuale riguarda la realizzazione di un parco agrivoltaico che consiste quindi nello sviluppo di un intervento volto a dimostrare nuove modalità di fruizione delle aree agricole periurbane funzionali alla transizione energetica e a definire approcci e modelli per la creazione e replicabilità di parchi agrivoltaici.
fotovoltaici, in cui la funzione energetica e quella agricola e la dimensione sociale, quindi la collettività, possono trovare una forma efficace e ripetibile. La proposta nasce dalla necessità congiunta di tutelare e rafforzare le filiere agricole produttive nazionali, che sono imprescindibili per garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e salute pubblica del Paese, e di attivare una strategia agroindustriale, quindi che è basata sulle green technologies, nella fattispecie sul fotovoltaico, per supportare il perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica. È stata inoltre predisposta una proposta pipeline che prevede la realizzazione di una linea di produzione prototipale di celle solari, sono delle celle bifacciali, quindi ad alta efficienza, in grado di poter sfruttare al meglio la radiazione solare, basate sul silicio ma anche sull'impiego di materiali avanzati. Nel pipeline verranno introdotti degli elementi di innovazione rivolti ad ottimizzare i processi di fabbricazione delle celle fotovoltaiche, riducendo al contempo l'impatto ambientale della manifattura, garantendo elevata resa di produzione e costi inferiori rispetto alle attuali lavorazioni industriali. Inoltre, tutti i processi di realizzazione della cella utilizzeranno quantità estremamente ridotte di prodotti chimici mediante l'utilizzo di tecniche innovative di trattamenti localizzati, quindi attraverso un approccio ecosostenibile. Per quanto attiene al settore relativo all'efficientamento dei processi industriali, abbiamo presentato una proposta dal nome Sirius, ideologia basata sull'uso del carbonio, che propone una serie di interventi mirati alla produzione di acciaio verde senza l'impiego di carbonio e all'utilizzo dell'anidride carbonica per la produzione di combustibili rinnovabili o di aggregati da utilizzare anche nella cantieristica edile, disaccoppiando in tal modo la crescita produttiva, quindi da parte delle filiere produttive nazionali, dalle emissioni di anidride carbonica. L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di processi simbiotici per la chiusura efficiente del ciclo del carbonio nel settore siderurgico attraverso l'uso degli eccessi, quindi sostanzialmente dell'extra produzione di energia elettrica rinnovabile. Le principali industrie ad alto consumo di energia, ad alte emissioni di carbonio, quindi acciaio, ferro e cemento, fanno dell'Italia, come ben sappiamo, la seconda economia in Europa. Quindi una riduzione sostanziale dell'anidride carbonica emessa dagli impianti industriali rappresenta senza dubbio una priorità da perseguire, che richiede pur tuttavia lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie avanzate per la cattura e l'uso dell'anidride. È stata inoltre anche sviluppata una proposta legata al monitoraggio e alla pianificazione urbana ad altissima risoluzione, che mira a sostenere sostanzialmente la transizione green digitale attraverso l'implementazione di applicazioni dell'intelligenza artificiale, del 5G e dell'IoT, che sono rilevanti per l'innovazione del monitoraggio pervasivo, non solo energetico, ma anche ambientale, anche sociale, per mitigare gli effetti sociali derivanti dall'attuale crisi, ma anche da potenziali altre crisi. L'obiettivo è quindi del progetto è quello di creare un sistema di monitoraggio e pianificazione urbana ad altissima risoluzione spazio-temporale, che sia basato su sistemi riconfigurabili di monitoraggio che possano superare gli attuali limiti di densità delle reti esistenti e che possono quindi implementare un'infrastruttura digitale integrata idonea a fornire servizi avanzati a valore aggiunto, quindi tanto per la pubblica amministrazione quanto per gli operatori commerciali e sia per i cittadini. Sul settore idrogeno, Enea ha presentato una proposta progettuale che dal titolo Piattaforma dimostrativa polifunzionale per le tecnologie dell'idrogeno, che guarda alla creazione di una piattaforma coordinata di ricerca, sviluppo, innovazione e sperimentazione sulle tecnologie di produzione e stoccaggio dell'idrogeno, che verrà realizzata da Enea presso il proprio centro di ricerca della Casaccia, situato a Roma, insieme a università e enti di ricerca in collaborazione con i principali stakeholder di settore, ma anche con le industrie di indotto. Il progetto intende realizzare un incubatore di tecnologie e servizi legati alla filiera industriale dell'idrogeno come tecnologia abilitante per la transizione energetica e la decarbonizzazione, attraverso la realizzazione e messa in opera di una piattaforma polifunzionale che consentirà di coprire l'intera catena del valore dell'idrogeno, quindi stabilendo sostanzialmente un ecosistema locale completo che guarda produzione, stoccaggio, distribuzione, rifornimento e usi finali dell'idrogeno. La realizzazione di un progetto dimostrativo di tal tipo, quindi con una scala significativa, potrebbe fungere da incubatore per tutte le tecnologie della filiera dell'idrogeno e avrebbe un forte impatto positivo su diversi aspetti che riguardano l'industria nazionale
ma anche le policy di tipo governativo. Infatti sarebbe il primo dimostratore di taglia rilevante rappresentativo di un'economia green basata sull'idrogeno, darebbe la possibilità alle aziende di sviluppare innovazione e accrescerebbe anche la consapevolezza sull'impatto positivo che potrebbe essere generato da queste tecnologie in termini di contributo alla decarbonizzazione. È stata sempre in ambito idrogeno sviluppata un'altra proposta che riguarda la Sardegna, dal nome Shore, che sta per Sardinia Hydrogen Ecosystem on Zero Emission Renewable Energy, che mira a implementare un ecosistema dell'idrogeno completamente integrato in Sardegna in un contesto energetico particolare come quello ovviamente. Anche in questo caso l'obiettivo principale è la decarbonizzazione profonda degli usi finali in un contesto geografico come quello dell'isola, che tipicamente presenta criticità in termini di sicurezza energetica, costi energetici ed emissioni di carbonio dovute a risorse locali limitate. In questo caso Shore sarebbe il primo, diciamo, ecosistema di questo tipo in Italia nel Mediterraneo e quindi potrebbe rappresentare anche un elemento, diciamo, di sprone, potrebbe fungere da volano per replicabilità in contesti similari. L'ultima proposta che abbiamo presentato nell'ambito delle tecnologie green riguarda invece le batterie. Sostanzialmente si tratta di una proposta EUBAT-IN, che sta per European Battery Innovation, che è inquadrata nel contesto del sottoprogetto IPCEI, al quale partecipa Enea, e che mira sostanzialmente a contribuire al consolidamento della capacità di ricerca, dimostrazione e innovazione nel settore delle batterie avanzate, con l'obiettivo finale di supportare lo sviluppo di una filiera italiana per la produzione di batterie. In questo caso si rende necessario superare i gap, quindi sostanzialmente colmare il divario tra la scala di laboratorio e quella industriale, in modo tale da poter supportare effettivamente l'industria nazionale durante la fase di primo sviluppo industriale, a coniugare al meglio quella che è la capacità di innovazione di alta qualificazione proveniente dalla ricerca con quelle che sono invece le istanze di innovazione industriale legate al settore. E l'idea di costruire un Advanced Battery Lab, una piattaforma flessibile, polifunzionale, multifunzionale, dove si possa realizzare l'intero processo produttivo per la costruzione di batterie avanzate. Per quanto invece attiene il settore dell'economia circolare, lascio la parola al dottor Morabito per illustrare le proposte progettuali che sono state sviluppate da Enea. Ok, ringrazio il dottor Graditi e do la parola appunto al dottor Morabito. Grazie Presidente, buongiorno e buongiorno a tutti e un grazie anche da parte mia per l'invito. Certamente come tutti siamo d'accordo sul fatto che il Recovery Fund sia un'occasione imperdibile da sfruttare al meglio, ma sottolineando che è imperdibile però non solo per ripartire subito, ma per farlo nella giusta direzione, secondo noi accelerando e non rallentando verso sistemi di produzione e consumo più sostenibili, decarbonizzati e circolari. Come Dipartimento, come Enea, come Dipartimento siamo impegnati da anni tra i primi, se non primi in Italia, nello sviluppo, diffusione, implementazione di tecnologie, metodologie, approcci sistemici, eccetera, per la transizione da un modello economico lineare a uno circolare e consentitemi di dire che siamo certamente un attore di riferimento nel panorama nazionale, europeo e internazionale. Siamo stati selezionati dalla Commissione europea, unico attore italiano, nel gruppo dei coordinatori della piattaforma europea sull'economia circolare e abbiamo quindi anche fondato e ho il piacere di presiedere la analoga piattaforma italiana sull'economia circolare, che raccoglie a 2 anni dalla fondazione oltre un centinaio di membri, di cui sottolineerei oltre il 60% imprese e associazioni di imprese. E da qualche anno, insieme alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, produciamo il rapporto annuale sullo stato d'avanzamento dell'economia circolare in Italia. Questo solo per dire che siamo in una sorta di osservatorio privilegiato e da questo osservatorio vorrei sottolineare come l'Italia ancora quest'anno sia ai primi posti nell'economia circolare, nel settore dell'economia circolare in Europa, per fatturato, occupazione e anche sviluppo di tecnologie, e questo grazie alle nostre, direi, tradizioni culturali, anche modo di fare impresa, di stare nei territori, che è naturalmente vocata all'economia circolare.
ma sottolineo anche che negli ultimi anni stiamo rallentando in confronto ad altri paesi che hanno accelerato, che ci raggiungono e superano a causa di vari, diciamo, ostacoli, principalmente che individuiamo nella carenza del nostro sistema di governance. L'Italia è tra i pochi paesi di una certa dimensione a non avere una strategia, a non avere ancora una strategia nazionale, un piano d'azione e un'agenzia per l'economia circolare, carenza di finanziamenti pubblici e privati che ci pongono agli ultimi posti in Europa, e altri ostacoli vanno ricercati in strumenti legislativi e normativi, e carenza di infrastrutture e impianti per l'economia circolare. Su questo stiamo, direi, vivendo di rendita, ma la domanda è fino a quando. Ecco, questo è il quadro in cui si innestano, diciamo, i contributi come Dipartimento abbiamo dato al Ministero dello Sviluppo, in particolare sulla governance, sul sistema industriale e sul sistema territoriale. Per quanto riguarda la governance, il contributo si inquadra nella proposta sul piano di azione per l'economia circolare, e la proposta è relativa alla costituzione di un centro di coordinamento nazionale per l'economia circolare, sfruttando e mettendo a sistema competenze già esistenti e avviati in Enea e in Ispra, mettendoli a sistema in sinergia, e su questo da alcuni mesi insieme ai colleghi di Ispra stiamo lavorando per la costituzione di queste funzioni coordinate, a supporto principalmente di pubblica amministrazione nazionale e locale, non soltanto per lo sviluppo del piano d'azione, della strategia, eccetera, ma anche per quanto riguarda armonizzazione e snellimento di strumenti legislativi, normativi, fiscali, l'individuazione delle necessità infrastrutturali e impiantistiche del nostro Paese, il GPP, eccetera. Supporto alle imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Noi sappiamo che il nostro tessuto produttivo è caratterizzato maggiormente da piccole e medie imprese, che contrariamente alle grandi imprese che già per conto loro hanno imboccato la strada della transizione circolare, non hanno la capacità e le competenze per fare lo stesso senza un adeguato supporto. E anche rivolto ai cittadini, sia per quanto riguarda i necessari processi di formazione e informazione, ma anche e soprattutto sul loro coinvolgimento, anche con strumenti di citizen science, per appunto coinvolgere e favorire l'accettabilità e l'accettazione sociale nelle scelte territoriali e nelle realizzazioni impiantistiche. Questo è un primo contributo sulla governance. Gli altri contributi riguardano principalmente il supporto alle imprese, e il primo di questo è relativo alla realizzazione di un hub tecnologico nazionale per l'economia circolare a supporto appunto del sistema produttivo. L'hub sarà un hub dislocato in maniera diffusa presso i diversi centri Enea, quindi su tutto il territorio nazionale, che quindi abbiano portali regionali, e che essenzialmente dedicati a una serie di sviluppi di tecnologie, ma anche non tecnologie, dedicate per esempio allo sviluppo di processi di valorizzazione di scarti e reflui industriali e civili, sviluppo di tecnologie di processo per il recupero e riciclo di materie prime a elevato valore aggiunto, la valorizzazione dei sistemi agroindustriali col focus su bioeconomia, la realizzazione della piattaforma nazionale per la simbiosi industriale, il centro nazionale per lo design e altro. Vorrei sottolineare che l'hub dovrebbe funzionare non solo da dimostratore verso le imprese, ma anche e soprattutto da piattaforma di open innovation, da piattaforma aperta a tutte le imprese per la sperimentazione e lo sviluppo di tecnologie in maniera congiunta. Gli altri due contributi relativi alle imprese riguardano la riqualificazione, diciamo, in chiave sostenibile e circolare, in maniera orizzontale di aree industriali del nostro Paese, in maniera verticale di filiere. Per quanto riguarda il contributo sulle aree industriali è relativo alla riqualificazione dell'area di Taranto in ottica sostenibile e circolare, e l'obiettivo del progetto è il riposizionamento competitivo delle attività produttive di quell'area,
appunto in chiave sostenibile, circolare, eccetera, con il rafforzamento delle interconnessioni e delle sinergie sul territorio, a partire appunto dalla riqualificazione dell'asilo di Taranto, secondo un approccio di parchi eco-industriali con condivisioni di servizi e collaborazioni con tutti gli stakeholders, che secondo noi può contribuire al limite, ai limiti oggettivi di frammentarietà delle aziende del territorio. E in particolare tra i vari temi si prevede sul territorio, quindi su tutta l'area di Taranto, la chiusura generale dei cicli dei rifiuti, con focus sulla riduzione e sul recupero totale degli scarti, la gestione circolare della risorsa idrica, il favorire al massimo i percorsi di simbiosi industriale sul territorio e anche poi in generale la qualificazione industriale e delle sue componenti, edilizie. Per quanto riguarda il discorso filiere, questo è relativo appunto al supporto alle filiere produttive, con particolare riguardo a quelle nel mezzogiorno, con finalità generale di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese di strumenti che possano contribuire al miglioramento della posizione competitiva e all'aumento della sostenibilità dei loro percorsi, processi produttivi. A partire da tre filiere caratteristiche del mezzogiorno, come la filiera del mobile imbottito del distretto murgiano, la filiera di pasta e sfarinati della Puglia e la filiera del vino della Sicilia, dove saranno sviluppati tre impianti di pilota, tre piloti essenzialmente. L'ultimo settore, l'ultimo contributo che abbiamo fornito riguarda la transizione territoriale in chiave circolare tramite la proposta Mediterraneo Sostenibile, i porti del futuro e le comunità del mare circolari. Ora sappiamo che la sfida cosiddetta per la sostenibilità si giocherà a livello globale e dovunque, ma in particolare il campo privilegiato dove si giocherà questa sfida saranno certamente le città, dove si concentrerà il 70% della popolazione e l'80% dei consumi e delle emissioni, e ancora più in particolare le città e le aree costiere. E in questo caso il nostro paese è quasi iconico, strategico, sia per l'estensione di costa, sia per il posizionamento baricentrico nel Mediterraneo. L'obiettivo del progetto è aree portuali e i loro indotti filiera come modelli di simbiosi industriale, favorire la creazione di modelli multi stakeholders che promuovano la definizione di azioni e strategie condivise e creare un network di città costiere espandibile anche ad altri paesi, in particolare alla sponda sud. Io pensiamo che l'Italia, proprio per la sua posizione di grande paese baricentrato nel Mediterraneo, potrebbe essere una guida per tutta la sponda sud del Mediterraneo in chiave di transizione circolare. Due macro tematiche su questo progetto: i porti del futuro dedicati ai grandi porti industriali e le piccole comunità del mare circolari, con interventi in temi tra gli altri quali la filiera ittica innovativa, la gestione integrata delle risorse, il turismo responsabile, gli approdi resilienti, i nuovi business dell'economia blu, per esempio cantieristica sostenibile, le nuove professionalità. I temi sono gli stessi sia per i grandi porti che per le piccole comunità, ma ovviamente declinati in maniera anche significativamente differenti perché in funzione delle diverse caratteristiche. Io questi sono i contributi che abbiamo presentato e mi fermerei qui e vi ringrazio. Ringrazio il dottore Moravito. Se ci sono interventi. Sì, okay. Allora, sì, ecco, onorevole Squeri, prego. Sì, grazie, ma una domanda molto veloce. Approfitto della presenza di un ente così autorevole su argomenti quali energia, ambiente, legati poi alle nuove tecnologie. E vado subito al punto. Avete detto e condivido, siete un osservatorio privilegiato rispetto a quelle che sono le dinamiche in ambito anche di transizione energetica. E io vi chiedo cosa ne pensate rispetto alla scelta
del nostro paese, del nostro governo, che viene sull'energia termica, che rappresenta il 50% del consumo energetico. Attualmente per noi in questo paniere la biomassa rappresenta il 65-70% di contributo, così come negli altri paesi. Se vediamo i PNIEC attuali, vediamo che nella transizione energetica paesi come la Germania, la Francia, la Spagna, addirittura ultimamente la Grecia, tendono a implementare e comunque a mantenere questa rilevanza di utilizzo di energia rinnovabile e biomassa. In Italia, ahimè, il PNIEC retrocede al 30%. Abbiamo un ultimo esempio sull'ecobonus, dove per quanto riguarda la possibilità di intervento si limita la biomassa solamente ai comuni non metanizzati e ancor più a unità monofamiliari, per cui in poche parole non riuscirà a dare nessun contributo a quello che è una transizione invece indispensabile. Domanda: visto la mole di risorse che adesso abbiamo a disposizione per riformare impostazioni sbagliate, secondo me questa impostazione è assolutamente sbagliata, voi come la pensate sul tema di riuscire a riprendere come fonte che possa dare un contributo importante di energia rinnovabile come biomassa, chiaramente legata alle nuove tecnologie, cioè le tecnologie 5 stelle, a caldaie 5 stelle, per cui le emissioni inquinanti sono al pari del gas, mentre le emissioni di CO2 sono al 95% più efficienti. Cosa ne pensate rispetto a appunto un'ipotesi di intervenire adesso, perché avete tra l'altro detto voi che noi siamo avanti ma stiamo perdendo terreno, e ritengo che questo argomento che ho toccato mi sia una dimostrazione vera. Ringrazio l'onorevole Squeri. Per una questione di tempi chiedo agli ospiti se è possibile far pervenire la risposta all'onorevole tramite un contributo scritto. Se non ci sono ulteriori interventi, io dichiaro sospesa la commissione per 2 minuti. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci e grazie nuovamente per l'invito. Sì, Presidente, in 2 minuti la risposta potrebbe essere data, non è che...
Per noi è veramente importante poter esprimere le nostre condizioni, le nostre proposte su un argomento strategico per lo sviluppo del nostro Paese, per cui la ringrazio dell'invito a partecipare a questo importante appuntamento, che è un appuntamento di riflessione sull'individuazione delle priorità di utilizzo del Recovery Fund o sul contributo che il settore delle costruzioni può offrire all'importante sfida che il nostro Paese deve affrontare con l'utilizzo delle risorse del Next Generation. È importante poter esprimere le nostre posizioni e le nostre proposte sul pavimento strategico. Scusate, mi scusi Presidente, ma ci deve essere qualcuno che ha il microfono aperto, quindi chiedo di chiudere tutti i microfoni. No, è il fatto che sta andando. Può offrire all'importante sfida che il nostro Paese deve affrontare. Per vedere quando mi sente? Sente? Sì, ora la sento. Bene, allora la ringrazio anche perché l'importante sfida che il nostro Paese deve affrontare con l'utilizzo delle risorse del Next Generation, il programma che ha adottato l'Europa per il rilancio dell'economia, penso che sia strategico. Per cui vorrei partire proprio da questo nuovo strumento, uno strumento che l'Europa, con grande impegno da parte dell'Italia, ha adottato a metà luglio. Come dice chiaramente anche il titolo, è rivolto alle generazioni future, questo che mi preme sottolineare. Per questo motivo non può che essere utilizzato per rivoluzionare il Paese, sciogliendo i nodi e cominciando a sradicare i vincoli che lo tengono ingessato purtroppo da anni. Fino ad oggi il dibattito si è concentrato principalmente sulla parte del ricovero, ovvero sulla cura della malattia, se lo traduco testualmente, sulle misure assistenziali, sulla difesa del passato, del proprio orticello, senza una vera visione per il futuro. Ma questo è il momento di avere. Così come i provvedimenti adottati dall'inizio della pandemia, ma alludo anche al decreto semplificazione, sembrano ispirati solo a una cultura conservatrice, mi permette, in particolare sulla rigenerazione urbana e sulla concorrenza del mercato dei lavori pubblici, che non tiene conto dei reali mutamenti dei fatti sociali. Ora di decidere e adottare finalmente misure di rilancio, di svolta per le prossime generazioni. Giusto intervenire per un'emergenza sulle misure di sostegno e di assistenza, ma ora è tempo di creare lavoro, investire nel futuro, rimettere in moto il nostro Paese. I giovani stanno pagando il prezzo più elevato di questa crisi, perdita di occupazione, formazione a singhiozzo, pochi investimenti, nessun futuro quasi. Il nostro settore può svolgere un ruolo determinante per consentire una vera visione di paese, costruendo il bene sociale, creando occupazione, contribuendo alla trasformazione dell'economia nella direzione della sostenibilità. 5 le principali linee d'azione per raggiungere questo obiettivo che vorremmo proporre. L'Italia ha un terreno fragile, ha pagato più di tutti gli altri paesi europei messi insieme il prezzo dell'incuria e del degrado. La tragedia del ponte Poltevera sul Poltevora è chiaramente nella testimonianza. Eppure un euro speso in prevenzione può farne risparmiare 4 nel riparare i danni subiti. Quindi prioritario intervenire con un grande piano di manutenzione del territorio e delle infrastrutture. Prima di tutto dobbiamo mettere in salvaguardia quello che abbiamo già, se non vogliamo assistere a quelle scene tragiche a cui abbiamo assistito 2 anni fa. Il programma di interventi diffusi, un piano Italia orientato alla sostenibilità, che comprende interventi per l'attenuazione dei rischi naturali. Per intervenire veramente sui rischi naturali, sull'idrologico, sul sismico, sulle problematiche sismiche, e interventi nelle infrastrutture sociali necessarie per gestire la crescente domanda di servizi sociali, sanità, istruzione, edilizia abitativa e mobilità, senza dimenticare le reti di collegamento ferroviarie e stradali necessarie per rilanciare la competitività e ridurre il divario tra le diverse aree del nostro Paese, alludo nello specifico al nostro Mezzogiorno che ha tantissimo bisogno di infrastrutture. Ma tutto questo rischia di rimanere nel libro dei sogni se non saremo in grado di introdurre meccanismi strutturali di accelerazione della spesa, rafforzando le capacità amministrative e i tagli dei tempi morti della burocrazia.
un tema rispetto al quale il decreto semplificazione non ha offerto alcuna soluzione duratura, senza alcun intervento incisivo sulle procedure a monte della fase di affidamento, la fase più problematica, dove si concentra il 70% delle clausole del blocco delle opere. Su questo principio, su queste fattispecie dobbiamo concentrare le attenzioni, e col decreto semplificazione non sono state prese in esame. Ripeto, il 70% delle problematiche di blocco nasce dalle procedure a monte delle procedure di gara, sui meccanismi farraginosi che portano all'approvazione del progetto. Pertanto, con queste premesse, come pensiamo che il programma del ministro Italia Veloce, che è interessante sulle infrastrutture, possa realmente essere realizzato in tempi ragionevoli se questo status quo persiste? Progetti e risorse. Questo è il binomio da perseguire, evitando mille rivoli, mille programmi, mille piani di azione, mille autorizzazioni, tutti gli enti preposti a tutte le fasi progettuali delle infrastrutture, che non fanno che disperdere le risorse e rendere impossibile spendere. Partiamo dai progetti degli enti locali e mettiamo lì tutte le risorse necessarie, perché non abbiamo più tempo da perdere. Non possiamo permetterci ancora una stagione di annunci e di slogan senza risultati. I fondi europei necessitano di concretezze, perché l'arco temporale di utilizzo è molto limitato e dobbiamo pertanto finalizzare tutti gli sforzi per cogliere l'obiettivo. Altra priorità riguarda un grande piano di rigenerazione urbana, almeno 5 miliardi di euro, che permette di trasformare le nostre città adattandole ai fabbisogni moderni di una società che è radicalmente cambiata e rapidamente in confronto alla durata dei piani urbanistici generali e gli strumenti di pianificazione in essa. Su questo tema occorre una visione, un progetto sul quale tutte le forze politiche devono lavorare con spirito di unità nell'interesse del Paese, che deve tornare a crescere e svilupparsi in un'ottica di sostenibilità e innovazione. Il dibattito sugli emendamenti dell'ultimo minuto, all'insegna del veto politico al quale abbiamo assistito in questi giorni in occasione delle norme sui centri storici inserite nel DL semplificazione, è un segnale preoccupante di totale scollamento di parte del Parlamento dalle necessità del Paese. Al contrario, occorre una strategia nazionale per un unico sviluppo urbano sostenibile. Rigenerazione urbana definite come di pubblico interesse, da attuarsi attraverso interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini, salvaguardando clima, consumo del suolo, sicurezza del territorio, che sono elementi che stanno a noi molto a cuore. L'istituzione di una cabina di regia nazionale per coordinare i finanziamenti, le procedure, spazio urbano di qualità, come superamento della rigidità del DM del 1968 e il numero 1444 di tutte le norme che condizionano la vera rigenerazione urbana. Quel decreto impedisce di tornare sul tessuto consolidato delle città, e non stiamo parlando dei centri storici. Costruzione di procedure efficienti e stabilendone tempi certi, questo che noi chiediamo. Abbiamo necessità di avere certi tempi certi, dobbiamo dare sicurezza agli investitori. I tempi così dilatati come attualmente esistono in Italia fanno paura agli investitori istituzionali e non. Altra priorità riguarda parlare di futuro senza affrontare con serietà e determinazione un tema sul quale l'Italia è in ritardo, molto in ritardo rispetto ad altre parti internazionali, è l'innovazione e la digitalizzazione. Anche il nostro settore, questi processi sono solo all'inizio. Per questo è necessario prevedere al più presto un piano edilizia 4.0 dedicato al mondo delle costruzioni, perché in edilizia non c'è la fabbrica, ma ci sono tanti cantieri. Non abbiamo un'unica unità di produttiva, ma abbiamo tante unità produttive, tutte diverse, più o meno grandi. Vogliamo migliorare la qualità dei processi, dei prodotti, dobbiamo avere strumenti per le nostre imprese. Non è più rimandabile l'adozione di una piattaforma digitale nazionale per le costruzioni. Adattare modelli pensati per altri paesi non funziona.
Per questo abbiamo presentato al MISE insieme a tutta la filiera delle costruzioni un piano industriale a supporto del settore delle costruzioni per accompagnarlo nella transizione digitale, l'economia circolare, la decarbonizzazione e la legalità. Ma in questo processo dobbiamo crederci tutti. L'innovazione dei processi non può essere a senso unico, non può riguardare solo l'impresa. Anche la pubblica amministrazione deve essere pienamente coinvolta in questa trasformazione digitale, altrimenti non potrà mai avvenire del tutto e avere concretezza. La proroga almeno triennale del superbonus al 110%, come è in discussione, è essenziale, rappresenta un elemento centrale della riforma del sistema fiscale orientata alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Ma la vera conquista sarebbe assicurare a questo strumento una durata a medio e lungo periodo. D'altronde la misura è stata riconosciuta come un'eccellenza a livello europeo anche per raggiungere gli obiettivi fissati dal Green Deal. Non possiamo continuare a promuovere incentivi a tempo e poi magari si prorogano di anno in anno. Occorre una politica strutturale che favorisca la riqualificazione urbana, l'economia circolare, l'efficienza energetica usando in modo virtuoso la leva fiscale. Deve finire l'era degli interventi a pioggia senza una vera misurazione degli effettivi benefici e delle misure temporanee. Ed è così che possiamo pensare di raggiungere l'obiettivo di ridurre l'inquinamento o di messa in sicurezza. Inoltre occorre pensare a una fiscalità per il bene casa. Fino a qualche anno fa la casa è stata usata per lo più come un bancomat per fare cassa. Il lockdown che ha costretto le famiglie, i giovani e gli anziani a rinchiudersi in casa per mesi ha messo in evidenza tutti i problemi legati a abitazioni sempre più vetuste, inadeguate negli spazi e nei servizi. Occorre promuovere concretamente un processo di sostituzione edilizia e di accesso alle nuove abitazioni più efficienti e adeguate alle nuove esigenze. Occorre promuovere una politica attiva anche per finire del lavoro. Un percorso di formazione continua con sostegno economico per i lavoratori e incentivi per le imprese che li assumono, agevolando in tal modo l'incontro fra domanda e offerta. La vera politica attiva, le vere politiche attive sono queste. Occorre inoltre destinare risorse alle imprese che investono nella formazione continua delle proprie maestranze, introducendo ad esempio specifiche misure di detassazione delle contribuzioni delle ore destinate alla formazione. Quella del Next Generation deve essere dunque una sfida improntata all'oggi e al futuro, non a proteggere rendite di posizione e diritti acquisiti sulle spalle delle nuove generazioni, delle fasce deboli delle competitività del nostro paese. Come anzi siamo disponibili a offrire tutto il nostro contributo e il nostro impegno affinché sia questa la mentalità e la visione che dovrà orientare le nostre scelte e le nostre azioni a tutela delle prossime generazioni e bene di tutto questo bellissimo paese che abbiamo. Chiaramente faremo avere la sua attenzione un documento compiuto di queste nozioni che le ho sottoposto. Grazie. Grazie Presidente, molto chiaro e esaustivo, e sicuramente avremo modo poi di entrare nel merito anche leggendo la nota che ci invierete. Chiedo ai commissari se intendono intervenire, se c'è qualche domanda. No, io nel salutarla, Presidente, le voglio dire semplicemente questa cosa. Noi abbiamo, credo, fatto un grande lavoro anche con gli ultimi provvedimenti sul tema delle costruzioni, pensando seriamente, come anche lei detto in testè, che dall'edilizia può ripartire il Paese. Quindi convinti di questo, insomma, credo che l'operazione che è stata messa in campo da parte del Governo e poi sostenuta e anche rafforzata dal Parlamento vada e abbia guardato questa direzione, vada in questa direzione. Penso anche che, come diceva lei, la questione della rigenerazione urbana, la questione quindi di cambiare i nostri edifici, gli edifici che oggettivamente sono vetusti, che quindi possono invece tornare a nuova vita attraverso un'opera forte di riqualificazione, così come il tema delle infrastrutture, insomma, siano tutti temi che stanno molto a cuore a questa Commissione. Penso che l'abbiamo dimostrato nel corso appunto degli ultimi provvedimenti, però penso anche che ognuno debba fare la sua parte. È giusto richiamare le nostre competenze, penso che in parte l'abbiamo fatto, abbiamo messo tanti soldi, abbiamo fatto una scommessa sulla ripartenza del Paese proprio
partendo dal punto di vista della ripartenza del mondo dell'edilizia, delle costruzioni e tutto quello che è annesso e connesso a questo mondo. Quando dico ognuno deve fare la sua parte, perché a me piacerebbe il NADEF, insomma, durante anche i vari provvedimenti che comunque ci accompagneranno da qui alla legge di bilancio, provare insieme a costruire delle proposte che siano sostenute efficacemente da tutti. Lo dirò anche all'ufficio di presidenza e ai commissari di questa commissione, però credo che noi dovremmo fare un monitoraggio attento di come sta funzionando, di come funzionerà questa misura, anche per poterla estendere ad altre situazioni. Lei ha citato alcune importanti, ripeto, la questione della riqualificazione, le scuole, insomma, ne ha fatto anche un elenco importante. Dico, ognuno deve fare la sua parte, perché sia le imprese devono essere, diciamo così, anche in grado di rispondere alle sollecitazioni che in questo caso il governo ha messo in campo, così come i professionisti altrettanto, così come chiaramente tutta la parte bancaria. Siccome noi lavoreremo, così stiamo facendo, in funzione del fatto che questa misura non sia una misura spot, che invece possa essere perlomeno per qualche anno strutturale, abbiamo bisogno di lavorare a stretto contatto e in sinergia per far sì che ognuno, ripeto, faccia la propria parte. Io la saluto, la ringrazio e attendiamo il suo contributo, il contributo di tutta l'associazione, in modo tale da leggerlo e poi poterne prenderne anche degli spunti al fine di costruire, come dicevo inizialmente, il documento che porteremo in aula e porteremo all'attenzione del governo come appunto contributo in relazione a quello che poi il governo dovrà proporre all'Europa. Abbiamo così concluso la fase di audizione di oggi, la ringrazio, ci aggiorniamo alle 13:15. Grazie.